passaggi, perché noi non ci potevamo alzare, perché erano lì, la prima messa era l'una di notte. E adesso qua dicono le 5. Un po' più scomodo. Perché poi dovevamo andare a lavorare. Certo. E poi ci stava la musica di sera. Allora che dicevo, non perché? Ci stava la musica di sera, suonava tutta la notte. Ah. Si prende il caffè, si prende il vino. E mio nonno diceva che San Liberatore libera tutto, tutto massa e tutto, perché arrivavano i turchi a Napoli. E allora al mondo San Liberatore si credeva che ci stava una caserma. Perché vedevano tutti i lucci. E San Liberatore fece venire tutti noi in dialetti e chiamavano i fuochimorti. Messa dei zucchini. Le lucciole. E allora i turchi si pensavano che erano i soldati, perciò se ne andavano. Liberare tutto. Così ci diceva. E quindi allora voi tutti gli anni? Sì, tutti gli anni. E preferibilmente ma quando venite preferibilmente? Il 17 agosto o il 31 agosto? Il 31 agosto e il 17. Tutte e due le date. Poi se venite il 17 ci sta un movimento, ma adesso di questa giornata poco si ricorda, io ho chiamato. No, è perché sono delle giornate particolarmente affollate. Ieri era San Rocco. Sì. Il giorno precedente era l'assunto e quindi le processioni l'ombre, tutte queste cose una continuazione. Intanto ieri siamo stati a Marina, voi siete scesi ieri a Marina della Lombra? No, non sono vera, perché io da Marina della Lombra ci ho visto questa chiesa tutta illuminata, tutta questa serie di luci, chiedendo intorno mi hanno detto che oggi era la festa di San Liberatore. No, voi adesso avete venuto voi vicino a me, io adesso voglio domandare un'altra cosa. Perché io apprezzo che voi che siete andati a scuola dovete prendere tutte queste cose. Noi tutte le cose belle si sono perse e non si devono prendere. Io abito a Monticchio, ci siete stati a Monticchio, a Medrano. A Medrano abbiamo una cappella che quando questa chiesa. Dedicata a... Però adesso io a chi è dedicata? Quella chiesa Madonna di Loreto. Alla Madonna di Loreto, sì. E allora io prima di morire vorrei che quella, io dico a tutti, e chiunque che si impegni per aggiustare quella chiesa, perché i nostri nonni, i bisnonni, non hanno mangiato per fare quel santuario. Non solo. E adesso solo per aggiustare, parlai col sindaco, dice non ci stanno né soldi per, solo per la Madonna, non ci stanno soldi, escono i soldi per tutti, è giusto o non è giusto? E poi mi disse, quando andai. Allora noi ti invitiamo ad organizzare una grande festa nell'occasione della prossima festività di Santa Maria di Loreto. E quelle prossime, l'8 settembre. E in quell'occasione ti veniamo a trovare, lanciamo l'appello il giorno prima. E anziché farne fuori. Non fanno feste prima, anni prima fa. Facevo il triduo, tre giorni, adesso una messa la mattina, un'altra cosa. Okay. E togliamo sempre i santi e quelli santi. E allora molto semplicemente tu farai un panettone grande e invitiamo la gente a mangiare il panettone e a lasciare un'offerta. Ecco, da lì si parte. Abbiamo cantato il rosario in dialetto napoletano. Bellissimo. Dal 1 agosto fino al 15. E l'ultima sera, il 14, abbiamo fatto brufola perché i bambini devono piccolo. Abbiamo fatto pane e mollo. Se mi dite io faccio un forno di pane. Pane e mollo, un'ottima idea. E poi facciamo il panettone. Impiegheremo un anno, impiegheremo 10 anni, però la ricostruiremo questa chiesa, con il volere del popolo. Io le chiese sono state costruite da poco. Abbiamo tanti soldi e non sappiamo dove sono andato a finire. Io da me, dal primo momento che vedi il lavoratore che lavora, una pensione, voglio mangiare la minestra, perché c'è il giardino. Per così. Pur di vedere la chiesa. Per vedere la chiesa. Noi siamo pronti a collaborare con voi e vogliamo come voi di vedere in chiesa. Il progetto l'hanno fatto. Ah, certo. Sì. E allora vuol dire che si stanno muovendo. Sì, si stanno muovendo. Ci vanno subito i soldi, ma che non sanno entrare. Ma io disse, noi ogni giovedì ci sta la messa a metà. Adesso un paio di mesi l'hanno tolto. Però se e io sapete come disse io. Io sono migliorato, sono fatto le volontà. Disse sempre, ogni giovedì passiamo il cestino. Allora io che so che sono per la chiesa, invece di mettere un euro ce ne metto 10. E allora ogni mese vediamo quanto abbiamo fatto, facciamo una libretta intestata alla cappella. È giusto o non è giusto? Esatto. E così si fa. E poi adesso le chiese sono sempre state volute dal popolo. È inutile chiedere agli amministratori, ai politici, alla chiesa. E io dico, cioè, non ci servono.
che sono pronte le carte per lavorare. Anche perché ci deve solo utopizzare. No, ma ci stanno le chiese costruite da poco, in cui il parroco viene eletto da poco. Vi faccio i miei auguri e siamo pronti insieme a voi. Grazie, grazie, vi aspetto veramente. Potete venire pure prima, se volete il numero di telefono.